Buongiornissimo! Buongiornissimo Roma, buongiornissimo vlog, buongiornissimo Roma vuota. Veramente non c'è nessuno, solo noi, io e voi che mi guardate. Questo potrebbe essere un vlog fallimentare, perché nei due giorni scorsi qui a Roma ha fatto parecchio freschetto. Cioè, tanto che la notte ho dormito con la finestra chiusa perché avevo freddo, non so se ci capiamo. Come vedete il sole va e viene, ora sono un po' in ombra, però è tornato il caldo oggi. Comunque io comincio a vedere, ma già da tempo, già da 10 giorni, 2 settimane, su Instagram, TikTok, eccetera, tantissimi negozi che all'estero hanno messo le cose autunnali. E io vorrei provare a vedere se a Roma c'è qualcosa. Quindi, let's go! Allora, l'accoglienza non è delle più autunnali, se uno deve vedere da lontano. Però io nel dubbio un carrello me lo piglio. Senti, prendo questo che non ho voglia. Allora, qui abbiamo delle candeline ambra e salvia, tè verde e cotone, vanilla e cashmere, quindi siamo già in un ambito, devo dire, abbastanza autunnale e non estivo. Ah, ma si sono proprio chiuse, non si possono entrare, sì. Oh, ma queste hanno questo, quindi vuol dire che fanno rumore quando le bruci, fanno quel rumorino tipo camino. Autumn hanging ornament, buffetti, bambi vari. Poi ci sono le lucine, e ci sono lucine con forma di zucca, very cute. Ah, si possono anche accendere. Oh, vabbè, le amo, quindi hanno già le batterie. E ci sono anche con le ghiande, che forse sono anche più carine perché autunnali. Questi stecchetti Teddy, sono indecisa perché sono molto carini, però non ne ho bisogno. Assurdo che io non ne abbia bisogno. Cioè, tra i due il mio preferito ovviamente è questo, perché fa molto più autunno. Però non saprei proprio dove metterlo. Al massimo questo, perché fa pandan con un'altra cosa che ho, una sedia. Come si attacca dietro? Non lo so. Forse non c'entra niente. Però vabbè, qualcosa c'è. Anche questi in colori autunnali, che sono i tappetini, quelli ovviamente finti. C'ho questi colorini, tutti questi da appendere. Però vi ripeto, non ho capito dove dovrei appenderli. Magari se qualcuno fa l'albero autunnale, ma io non ce l'ho, al massimo c'è quello di Halloween. Ah, ho preso tra l'altro delle candele, questa inodorabile per me. Ho preso questa che è la più leggera, cioè la più forte è questa, però mi piace di più il profumo. Poi qua ci sono fazzoletti ancora estivi, e questo che sembra quasi autunnale, ma in realtà è semplicemente con un sacco di cose da mangiare. Ma questa non l'ho mai provato. Io amo i deodoranti di Nivea, devo provarlo. Abbiamo poi l'angolo cornici, ma queste sono cose che possono andare tutto l'anno, non per forza autunnale. Nella parte tipo casa ci sono un sacco di cose, tavolini, comodini, questi sono sgabellini da montare. Però non credo che siano autunnali, credo ci siano un po' sempre. Comunque vi confesso che mi sono trovata di fronte a questo momento candele, con delle candele anche con delle forme molto particolari, e ho detto no, ho usato quello che avevo preso, che poi stanno di nuovo qua, perché ho detto devo prima finire quelle che ho, anche se queste tante sono carine, decorative, però prima voglio finire quelle che ho, perché non sono a un cattivo punto. Però insomma devo continuare, non riempirmi, così le finisco, o almeno le quasi finisco, e poi mi dedico a shopping di nuove candele. Raga, forse minimo ci siamo. I saponi mani troppo carini. Poi ci sono questi che sono tutti da dipingere. Questo per, cioè, mi ricordo troppo Coco, però tipo non sono in mood Coco, ancora troppo presto. Questa casetta degli orrori invece tipo la dipingerei anche adesso, non so perché. E poi ci sono anche questi, che sono i diamond painting, che non devi paint. Cioè, oddio, non credo tu debba paint, ma devi ficcare i diamond, no? Poi light string, ah, sono lucine. Carini questi fantasmini felici. Ah, piatti e bicchieri, perché adesso con Deborah volevamo fare una pigiama party summer win, quindi un mix tra appunto l'estate e già Halloween. Li amo. Sono indecisa. Qual è più summer win dei due? Poi questo cos'è? Con LED. Boh, e questo qui invece è da appendere così. Di queste cose direi che ho già preso quello che mi serviva. Vediamo se c'è qualcosa qui. Non mi sembra. Ok, in realtà non c'è tanto.
E è un po' uno scam, perché soltanto l'angolino viene riempito di tutto quanto la corsia, non c'è niente, soltanto poi la parte finale. Comunque qualcosa di interessante già c'è, io me la prendo. Però in linea generale alcune cose che c'erano già all'ingresso e altre simili, vabbè, non molto il mio stile, però magari a qualcuno piacciono, anzi sicuramente. E anche questo scoiattolino decorativo, magari da mettere su qualche libreria e mezzo libri. Vassoietti che credo ci siano sempre, però ovviamente li mettono qui per riempire, stessa cosa le candele. E poi ci sono tutti questi funghetti, zucchette di ceramica. Ovviamente qui fate attenzione, prendeteli piano piano perché si rovinano, e controllate bene se insomma quelli che volete prendere sono tutti sani e interi. E poi di qua qualcosa di lampade, lampade, lampadine, di nuovo le... Ah, caramel e cashmere, questa non c'era all'inizio. E poi ovviamente loro che fanno veramente tanta tanta scena, anche se finte, veramente carine. Ma io ho preso qualcosina, andiamo avanti, vediamo l'angolino Halloween qua cosa c'è. Poi c'è scritto stagionale, però mi sa che è finito, perché non c'è più niente qua. Quindi guardiamoci quest'angolo. Ah, le vetrofanie. Ed ecco il classicone mix di zucchette e pigne leggerissime, perché ovviamente sono in plastica, le zucchette sono finte. Questa è una sicurezza, ogni volta che sia da Teddy, Action, whatever, ma anche Ikea, lo trovo ogni anno. Poi ci sono sempre animali mix, anche animali e zucche. Questi sono cosini in legno di vari tipi, ci sono sia le zucche, funghetti, scoiattolini. Questo cos'è quel primo a sinistra? Un uccellino? Sì, Goofy. Questi invece sono con i cordoncini, e poi qui sopra metteranno a breve gli gnomi, come possiamo leggere. E qui invece i funghi in legno, molto semplici e molto carini, ma non cederò soltanto perché non so bene dove metterli poi nella casa nuova, perché ancora non so come sarà casa nuova. Però adesso mi voglio concentrare a comprare oggi delle cosine, tanto vi faccio vedere altre decorazioni miste, per la cenetta che faremo con Deborah, appunto Summerwin. Quindi queste cose non servono. Purtroppo questo fungo con vetro LED non serve. E qui invece ci sono cose più spaventose, più per Halloween. Quando ci hanno messo tipo questi dietro delle, non vetrine, però vabbè, degli angoletti dedicati ad Halloween. E invece quest'altra carta dietro le cose autunnali. Trovo veramente delizioso. Direi che c'è il giusto. Possiamo fare un resoconto perché le cose sono finite. Questo è l'ultimo mini reparto di Halloween, e posso dire che ci sono molti più mini reparti di Halloween che autunnali. E ovviamente di questo mi dispiace, perché io preferisco il contrario, cioè mi piace Halloween, però comunque mi piacciono proprio le cose autunnali, i colori. Però secondo me c'è anche il giusto per essere il 20 agosto più o meno, cioè non è il 20, è il 21, più, però è giusto, dai. Update, perché ieri sono tornata dalla mia stesina autunnale e insieme a Deborah e mia sorella e sua sorella, quindi oggi è uscita a quattro tra sorelle, abbiamo deciso di andare a vedere stasera Irene's With Us, che è un film che sta facendo parecchio discutere, non tanto per il film in sé, ma per tutto quello che gli gira attorno sul cast, e magari ve lo racconterò domani, perché adesso sono le 8:45. Ehi Google, che ore sono? 20:45, non so perché mi risponde in inglese, se glielo chiedo in inglese mi risponde in italiano. È andato il mio Google. Comunque sì, sono le 20:45, abbiamo prenotato il film delle 9:20, anche se poi ci sono tipo 20 minuti di pubblicità dove andiamo noi, quindi è più tardi, però abbiamo deciso di vederci tra 20 minuti più o meno a parte di Roma. Quindi adesso devo uscire. Questo è il mio make up della serata, molto semplice perché appunto fa ancora veramente caldo anche di sera, e ho messo, volevo vedere, la combo labbra, che mi piace tantissimo. Allora ho fatto il contorno mettendo una matita marrone Fenty, ma non è importanza, perché appena la mettevo la sfumavo con le dita, quindi proprio è un accenno, non c'è praticamente. E poi ho mischiato, ho messo un po' di questo, il faux filler di Huda nella colorazione Sugar Baby, che mi piace da morire. Solo che adesso è un po' chiaro, fa tanto stacco, quindi ci ho aggiunto il lip oil Frosted Buns di Fenty Beauty, che ha un po' di caldo, un po' di brillantini. Madonna, sto già sudando. Mi sono portato ovviamente le mie paper sheet salviettine tipo per togliere il sebo, però vi giuro, adesso si vado dal caldo. Questi orecchini molto carini che ho preso in Cina, se non erro. Top è un vecchio Bershka, mi dispiace dirvi quando sono vecchi, però...
così. Poi dei pantaloncini e poi ho le Crocs perché voglio stare comunque comodo. Sono tirato sui capelli anche sempre per il caldo. Vado, scappo e vi dico poi domani cosa ne pensiamo del film, perché poi viene a dormire qui Debs. Infatti non è detto che ci vediamo domani, perché dopo il film dovremmo andare a fare la spesa per una cosa che vogliamo fare domani sera, ovvero Halloween, perché forse lo vedrete, cioè l'avrete visto nel titolo o comunque nell'anteprima. Ma se poi vediamo che è troppo tardi, magari lo facciamo domani la spesa. Voi lo saprete, scoprirete tra un secondo. Eccoci qui, ritornate. Stavamo facendo il nostro TED Talk su Irene's With Us. Avrei voluto farlo anche con le nostre sorelle mentre eravamo lì, ma c'era un cronk. Cioè, oggi è stata una serata particolare, perché già mentre eravamo in sala al cinema a vedere appunto il film, a un certo punto noi eravamo proprio centrali. Tipo, da un lato vediamo, soprattutto mia sorella che eravamo un po' più a destra, che vola qualcosa. E poi si sente proprio il botto, una certa, di qualcosa che era caduto. Sì, e tutte le persone di quel lato si girano per cercare chi avesse tirato sto bicchiere. Si capiva che era un bicchiere. Ci stiamo un po' a capire così, però boh. Poi si alza una ragazza, esce fuori, anzi all'inizio si mette dietro, per dire gli ultimi della fila che erano stati loro, e quelli li indicano invece la porta di fuori, tipo qualcuno che è uscito, che è entrato, ha lanciato una cosa e è uscito. Dopo un po', durante la pausa, sì, sono venuti, cioè proprio la pausa del fine del primo tempo, sono venuti quelli del, cioè avevano chiamato la sicurezza del cinema, che sono venuti con dei buoni che hanno distribuito a tutta una parte della parte destra del cinema, cioè, delle sedute, quelli che erano stati colpiti dall'interno di questo bicchiere. Esatto, perché poi abbiamo capito che è entrato qualcuno, un pazzo, che ha tirato un bicchiere di, credo, Coca-Cola, acqua, non lo so cosa, pieno, e ha preso un po' di persone, quindi loro hanno dato dei buoni da utilizzare al cinema. È stato un pensiero carino, però vabbè, di base uno vorrebbe essere al sicuro. Sì. E poi non abbiamo capito se è rientrato dopo, ma sì, perché poi qualcuno è entrato, ho visto quelli dell'ultima fila dire tipo, c'è qualcosa, però no, io non ho visto nessuno entrare. Cioè, non so se si sono suggestionati dal fatto che è entrato qualcuno che anche magari perché avrebbe rifatto qualcosa, quindi forse la seconda volta no. Però sì, diciamo che non eravamo tranquilli all'uscita. E in più, mentre stavamo parlando noi quattro, ma proprio 30 secondi... No, ma veramente, cioè, io e mia sorella arriviamo, che eravamo andate in bagno, raggiungiamo Eleonora e Romina fuori. E si avvicina un altro ragazzo palesemente sotto l'effetto di qualche sostanza e comincia a parlare, e quindi noi abbiamo cercato di scappare, andarcene subito. E poi vabbè, io ho dovuto cercare nel parcheggio la macchina di mia sorella perché se l'era persa. Comunque, noi raccogliamo ancora le nostre idee, mi vado a struccare, metto il pigiama e domani vi condividiamo quello che pensiamo del film, ok? Non avete scelta. Noi adesso andiamo a dormire. Amore, ti sarebbe piaciuto il film? Forse no. Forse non ti sarebbe piaciuto questo film. Buongiornissimo, iniziamo questa giornata. Male. Carinissimo questo portachiavi, forse. Cosa sono? Penne. Ma penne o pennarelli? Ah, perché è il 50° anniversario dello Kitty. Sì. Carini. Vabbè, che non questo di cinnamon, però ovviamente è bianco, quindi si sporca subito. Sta pagando alla fine Debs, ha deciso di prendere una cosina da Clerks. Sto passando, ma credo che non entrerò neanche, farò un giro velocissimo da Tiger, perché non mi sembra ci sia niente di autunnale che ci possa servire per questa sera, no. Purtroppo. La mia amica mi ha detto che è tutti tranne questo. L'abbiamo detto tutti e due. Esatto. Secondo me, ti dico chi è secondo me. Secondo me è My Melody. Secondo me è Cinnamon Roll. È Cinnamon Roll, perché tu te lo vuoi rubare? È Cinnamon Roll, è assurdo, guarda. No, ma è assurdo che invece è... Si innamorò. C'è il mistero nel mistero. Oh. Aspetta, la fammi una toccare. Lo amo, il mistero nel mistero. Oddio, fammi rivedere. Oddio, no. È il pinguino. Non lo so. Non ci credo, ma dai! Ma che hai vinto un Cinnamorol da mettere la tua forza? Ah, che assurdo che me lo sono proprio chiamato! Incredibile! È assurdo che tu mi abbia appena comprato un Cinnamorol! Adesso dobbiamo comprare un altro, allora. Porta, no, attaccatelo alla porta. Vabbè, perché tu ti siamo sei presa match, questa. Match, vedi? Va bene. Attaccherò. Oddio, siamo troppo carini con la forza match, se ci pensi. Questo è il mio sogno, dai. Te l'ho regalato volentieri. No, andiamo, e andiamo a fare la spesa per la serata Halloween. Perché ci sono un sacco di sorprese in questo video.
Deborah mi ha portato qualcosa che non so cosa sia. Cioè, io odio fare le sorprese a Eleonora perché non le mantiene. È una di quelle cose che tipo, dato che gli dico sempre tutto subito, cioè per me non potersi dire una cosa subito è veramente frustrante, quindi andiamo a casa. Iniziamo da quello che c'è prima, quindi allora di frutta abbiamo segnato zero. Verdure, in realtà le olive che non sono verdure, però forse potremmo... Ah, ecco! Poi ci servono quelle mele denocciolate, queste non sono mele denocciolate. Mele al forno. Oltre le olive che dobbiamo prendere? Qua niente, cioè qua l'ingresso è tutta frutta e verdura, quindi a meno che io non la voglio prendere per casa mia, cosa che forse dovrei fare. Forse sì. Sì, forse una verdura me la prendo, però non c'è altro. Vedi la zucca? La delica. Vabbè. Oh, poi è buonissima, è quella che sta tipo di castagna. Certo, però che con questo caldo. Perché farla in forno è una cura. Cioè. Quando scadono? Il 9 gennaio. Vabbè, le possiamo prendere. Non siamo le uniche pazze, amici. Guardate qui. Guarda qua, hanno messo già la pianta con male. Potrebbero non averla mai tolta e non mi sono accorta. Probabile, però noi facciamo finta che l'hanno messa, perché anche loro oggi fanno Summer Win. Esatto. Siamo al momento in decisione. Innanzitutto la cosa più importante di questa sera, salata, ovvero la pizza. Esatto. Che faremo. E ci serve una base margherita. All'inizio abbiamo detto compriamo l'impasto della pizza. Poi abbiamo detto compriamo la pizza surgelata. Cioè, hai capito? Ecco perché non la compro. Cioè, tipo io non la compro mai, quindi cioè, ci sta proprio in questa occasione. Ma adesso siamo indecisi se fare una pizza. Tipo questa? Potrebbe essere. Questa no, perché è bella. Questa è già magari mangiata. Un'altra, esatto. Tipo Don Michele. Da Michele. Ah, ma questa è quella di... Dai, non lo sapevo che l'antica pizzeria da Michele avesse fatto la pizza. Assurdo, c'è anche infatti che stanno le 50 da pizza, ma non questa. Cioè, non so se è legale fare non lo so. E qui invece abbiamo le mini pizze, sia rettangolari che rotonde. E anche il vibe di farne quattro piccoline è carino. Sì. Lo sai che sono veramente indecisa, mo? Non so, perché ho visto questa cosa da Michele la proviamo. La proviamo, dai, proviamo questa. Dai, sì. E ovviamente, ragazzi, il nostro carrello sta esplodendo. Ma ci vogliamo prendere una roba alcolica? Dai, uno spritz, amore, arancione. Capri. Allora. Poi uno dice che i social sono tutta finzione. Cioè. Io vorrei che mi avesse avvertito e mi, non lo so, pettinavo. No, invece è bello così. Perché una bella Summer Win serata non può iniziare senza un boo basket. Ma... sei Cleo Townsend? Adoro! Ma hai preso una marea di roba! Ti ho fatto un boo basket! Ma non me l'aspettavo proprio! È assurdo che ora te lo devi far piacere! Allora, cosa c'è? Un libro? Cosa sarebbe accaduto se tra le nevi del passo Tung Shao il capitano Li Shang fosse stato ferito dal posto di Mulan? Questo è probabilmente perché ti ho preso tutto a tema Halloween, ovviamente. E ci sono tutti i libri, versione se i buoni fossero cattivi della Disney. E ti ho preso Mulan, che ma è uno dei tuoi prefe. Ma non lo conoscevo questa linea. Poi vedo una zucchetta. Troppo carina! Che puoi farti un boo basket ad agosto? Amo la difficoltà, non hai idea. Oh, queste sono le cose... come si chiamano? Le caramelline. Le caramelle, ma a forma di occhio. Queste sono la mia merenda, tra l'altro. Te le ho regalate per mangiarle, assurdo. Questi buoni, sono usciti da Bronzis. Sono i popcorn salted caramel. No, non l'avevo visto! Ma lo volevo troppo questo! È il body spray di Lush, Sticky Dates si chiama, tipo datteri. E l'ho sentito l'altro giorno a casa di Deborah ed è buonissimo. Sa proprio di autunno e noci pelle e caramello. No, è troppo buono. Ci stava. E tanto, tanto, sa tanto tanto di noci secondo me. No, ma tu sei matta. Sì, saremo annusine uguali quest'autunno. Queste per le nostre ricette di oggi. Questo per forza, per stasera. Un maple syrup. Amo, ma... uscire un po' da cielo così. Sì, è carinissimo. Bellissimo. Ma scherzi, è stupendo. Ma se me lo davi stamattina facevo anche. Vero? E poi c'è anche questo. Sì, un rametto. È un rametto che posso per fare scena. Amo, ma sei pazza. Ti è piaciuta la tua boo basket? Ma non me l'aspettavo proprio. Cioè, pensavo avessi portato, che ne so, questi. Capito? Non avevo capito che c'era tutto questo regalo. Ma pure tutto a te, ma tu certo, veramente? Scusa. Ma sei pazza, forse. Iniziamo con la
Ma ce la faccio? Non ce la faccio, oddio, sono emozionata. Iniziamo con la prima ricetta del Summer Wine Party. E per farla avremo bisogno di pasta brisée, wurstel e gli occhietti che ho regalato a Ele. Allora, purtroppo non ho trovato i wurstel vegetariani. Strano poi perché li trovo sempre, invece oggi non c'erano. Quindi vabbè, non attingerò a questa ricetta, ma l'andrò a preparare. Praticamente con un coltellino dobbiamo tagliare tutte delle striscettine per andare a far diventare i wurstel delle piccole mummie. E non è proprio facilissimo perché la pasta è tipo collosa. Proviamo prima con tipo 4-5 striscette, vediamo come viene. Cioè teoricamente devo solo arrotolare lasciando un po' di spazietto per gli occhi qua sopra. Cioè mi sa che abbiamo un botto di pasta in più di quella che ci serve, perché avevo preso i wurstel piccolini e non hanno bisogno di tanta pasta. Voilà, cioè già si capisce l'idea. Poi qui ci andranno gli occhietti. Hola, sono arrivata anch'io. Cioè hai visto quanto sono carini? Dov'è? Ah sì, carino quello che hai fatto. Allora io vado a fare una cosa. Prendo delle formine che ho. Ah, c'hai le formine? Sarebbero utilissime le formine. Queste mi sembrano tutte Natale. Aiutatemi anche voi, ma... Tutte. Sì. Eccole! Trovate? Sì. Show us. Allora abbiamo la formina del gatto. Carino. Di Halloween. Della caramella, possiamo evitarla. Queste sono casette. Poi c'è la cappello da strega. Bellissimo. Bellissimo. Pistrello. E basta, perché poi c'è cuore, caramella e casetta. Appunto che non abbiamo il fantasmino. No, c'è un altro omino. No, fantasmino no, neanche zucca, se ci pensi, che assurdo. Ah, queste però. Fa vedere. Che non l'ho mai aperte. Possiamo fare Summer Wine. Oh, sì, lo dobbiamo fare per forza. Non so poi dove li mettiamo. Lo possiamo fare con la pasta e metterlo al centro della pizza. E i fantasmini tutti intorno. No, allora apro. Queste le avevo prese un sacco di tempo fa. E poi muffa del biscotto. Non è piacevole come nome. No, non capisco. Però vedi, Napoli. Ah, tutto ciò. Ah, bravissimo. Allora apriamo qua. Devo prendere tutte le letterine. Ah, di sottofondo, anche se non la sentite, ci siamo messi un po' della playlist Perfect Fall. Bellissimo. Ma non c'era la W? Ah, era quella. Questa era la W, è vero. Secondo me viene una cosa carina. Stupendo, dai, già sta prendendo forma. Forse queste entrano pure qua, non lo so. Ma poi dove le tenete tutte le formine a casa? Perché io devo capire adesso cosa nuova dove portarle. In tutto ciò, mentre prepariamo cose per stasera, penso sia il momento adatto per chiacchierare del film che abbiamo visto ieri. Sì. Perché vi avevo detto che poi vi avremmo detto cosa ne pensiamo. Uh-huh. Abbiamo due punti di vista simili, non proprio uguali. Sì. In generale non lo rivedrei, non mi è piaciuto. Allora, io invece penso che sia un film sicuramente scorrevole. Dal punto di vista come spettatore, cioè è piacevole da se vedere. Se non l'avessi visto lo vedrei. Sì. Non lo rivedrei, però. Sì, sono d'accordo. Infatti, prima cosa che ho detto quando sono uscita dalla sala, dato che questo film voleva vederlo anche il mio ragazzo, è stato, se lo va a vedere con qualcun altro. Perché anche io sono d'accordo con Ele che non andrei a rivederlo. Però se volete vedere un film comunque bello fatto bene, sicuramente questo è un film bello fatto bene. Immagine, ma anche per citare comunque una cosa che piace tanto a Blake Lively, anche esteticamente, con tutti gli outfit, cioè è piacevole alla vista, è piacevole, il tempo scorre velocemente mentre siete in sala. Poi non ci ho fatto tanto caso, in generale le polemiche che ci sono attorno a tutta questa situazione tra Blake Lively e... Justin Baldoni, uh-huh, vertono su divergenze tra proprio loro due a livello del film, perché il film è ispirato e tratto da un libro, cioè la storia è tratta da un libro e Justin Baldoni comprò anni fa, due anni fa, tre anni fa, non lo so, i diritti per farne il film. Quindi è lui che ha comprato i diritti del libro, è lui che è il regista e poi è subentrata dopo Blake Lively come attrice protagonista e come produttrice. E anche produttrice, che è una mossa che stanno facendo ormai tante attrici, attori. E anche Sidney Sweeney con Tutti tranne te. Perché praticamente evitano così di fare solo gli attori e
hanno più voce in capitolo sulle decisioni del film, che poi riguarderanno anche la persona, cioè l'attore, il personaggio che l'attore stesso dovrà interpretare. E su questo niente da dire. In generale, secondo me, ci sono due problemi a livello di loro due come attori in questo film, ovvero Justin Baldoni ha sempre fatto ruoli dove comunque poi lui alla fine è sempre buono, troppo buono, e quindi io ho fatto molta fatica, seguendolo vabbè anche sui social, molta fatica a associarlo a un personaggio negativo. Esatto, molta fatica. Quindi tornando indietro, avrei fatto il regista, ma non mi sarei messo come attore protagonista, nonostante sia un bel vedere, sia bravissimo. Io ve l'ho detto che alla vista questo film è sicuramente piacevole. Sì, ma poi lui a me piace tantissimo come recita. Bravo. Cioè, se lo dico io che forse avrei voluto un altro attore, sarebbe stato meglio. E stessa cosa, lei invece ha sempre fatto un po' la... non so dire se la stronza... Ma ha un vibe un po' più sexy. Sì. Che si nota anche in questo personaggio tanto, in realtà. Ha dei tratti molto anche carismatici, indipendenti, cioè che prende tanto l'iniziativa su certe cose. Sì. Quindi è un po'... Infatti noi ci siamo chieste poi se la storia in generale potesse essere... non l'ideale per raccontare il tema della violenza domestica, come magari io, persona X, però, avrei preferito venisse raccontato. Cioè, proprio il libro, infatti ho letto diversi commenti di persone che dicono: raga, il problema sta nel libro, il problema è proprio il libro. Sì, dicono che è ancora peggio il libro del film, cioè a livello di rappresentazione per quanto riguarda casi di violenza. Qualcosa... Oh sì, certo, io prendo l'alcol. Ma forse ci metterei cosa arancione, no? Il succo? Però mi sa che non abbiamo spiegato niente della faida. Perché c'è tutto sto casino? Perché come lei vuole pubblicizzare il film è molto senza parlare del tema principale e più importante e caro a Justin Baldoni, che credo da quello che ha sempre detto è stato anche il motivo per cui ha comprato i diritti del libro e ne ha voluto fare un film. Ovvero la violenza domestica. Lei, esatto. Lei lo pubblicizza un po' come se fosse una romcom. E su Instagram, esatto, mi hanno detto romantica. Sì, mi hanno detto che anche l'autrice ha lo stesso tipo di approccio nella promozione del libro. Ha fatto addirittura una linea di smalti legata al libro. E lei invece, Serena, cioè Blake Lively, in diverse interviste ha detto: vestitevi con i fiori quando andate a vedere questo film, un po' come vestitevi tutti di rosa per andare a vedere Barbie, no? Essendo un tema molto delicato, e soprattutto molto delicato perché tocca tante donne e tante ragazze, non è l'ideale. In più l'ha utilizzato, non so se lo sai, per il lancio. Uno dei brand sponsor al lancio era lei ha un marchio di alcol. Ah no, non lo sapevo. E praticamente durante la serata c'erano dei cocktail che si chiamavano, che ne so, i Dance with Buds. Buzz è il nome del suo... Del brand di alcol. Del brand di alcol, si chiama Betty Buzz. Com'è la bocca del... tipo una W? Ma sai che dovevo cercarlo, mi sa, su... Non è così. Dai, sì. Scusa. Vero, me l'ho fatta, quindi vedesse di essere così la zucca, va bene. Anche se sembra più un'emoji a disagio. Amo. A fome, detto! Non c'entra proprio niente. No, niente. Niente. Ah, se gli fai il nasino può essere un po' così, dai. No, vabbè, maschera senza nasino. Vabbè, questo è il mio bicchiere, fatti il tuo, sì, va bene? Grazie. No, vabbè, amo questa cosa. Cute? No, lo amo, dai. Oddio, ma è bellissimo! È una zucca del disagio questa. Sì, è un po'... È una zucca del cringiata. Ieri sera. Sì. E poi stanno uscendo diverse interviste. C'è un'intervista dove sempre per la promozione del film, gli chiedono: Blake, tu comunque interpreti un personaggio dove magari si rivedranno tante persone, ma non solo lei anche all'altro attore, Atlas, cioè quello, sì, che fa Atlas, e si rivedranno nella storia, magari capiterà che quando vi vedranno dal vivo vorranno approcciarvi e raccontarvi le loro storie. Ah sì, ho sentito questo qua. Come, cosa li consigliate, come consigliate di approcciarsi? E lei fa tipo in che senso, che le devo dare il mio numero di telefono? Il numero, sì sì, il mio indirizzo, venite a casa, no? Venite a casa, no? E non ha risposto alla domanda, che invece tante persone dicevano, cioè potevi semplicemente dire, anche se non vuoi che le persone ti raccontino la loro esperienza perché tu non hai... passato un'esperienza simile, non sai cosa consigliarli, potevi consigliarli di contattare il numero per le emergenze,
di imparare a memoria anche un numero, un sito, un nome di un centro di antiviolenza domestica, sì, per che accoglie insomma le persone che ne hanno bisogno. Invece niente, non se ne sta interessando proprio, e tante altre piccole cose che sta facendo che stanno veramente, che altro fanno capire che tipo di persona sei. Io sono dell'idea che è ovvio che non tutti noi esseri umani siamo delle belle persone, e magari tanti attori che a noi piacciono tanto per i ruoli che interpretano eccetera eccetera non sono belle persone, però anche come scelta di marketing lavorativa io dico, cioè, svegliati. Sì, fatti furbi. Fai finta, non ti frega niente delle vittime di violenza. Cioè, dice tanto della persona che sei, però dato che sai che poi questa cosa si ripercuoterà in maniera negativa su di te, cioè, almeno per evitare tutto questo disagio, fatti furba e di anche semplicemente, appunto, ragazzi, contattate. Io pensavo che comunque un minimo fosse commedia romantica, perché dicevo, vabbè, ma si sta facendo queste cose, anche vestitevi in un modo per andare a vedere il film, eccetera, magari ci sarà una parte dedicata alla violenza, e invece ci sarà una parte del film un po' commedia romantica. Raga, la parte del film commedia romantica dura 4 minuti, ed è soltanto quando lei fa il suo negozio di fiori, basta, ma inizia con una morte, un funerale, e già capisci che c'è qualcosa che non va. Cioè, da subito ti racconta soltanto relazioni e storie che disfunzionali, tossiche, violente, esatto, sì, o di persone che la subiscono. Beh, decisamente più bello. Però tu hai guardato internet. Io sì, fatto. È vero. O di persone che la subiscono, o di persone che la fanno, eccetera, eccetera. Quindi non era proprio il caso. Cioè, dopo che vedi il film dici proprio, non era proprio il caso. Cioè, capisco ancora di più tutte le polemiche. Perché queste polemiche ci sono da giorni, ma il film è uscito da poco? Perché il film in America è uscito il 9 agosto. Da tanto. E quindi capisco che chi ha visto il film, queste polemiche, cioè, ha cominciato a fare... Tipo what the fuck, certo. Sì, 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 sì. Il suono di pubblicità non ci sta proprio se guardi il film. Parlando del film in sé, io credo che si poteva fare di più a livello di rappresentazione di violenza domestica. È vero che non sempre è uguale, ogni relazione può essere diversa, però ci sono, non lo so, avrei voluto una scena che fosse più... esplicita? Non è, cioè, esplicita, ma non nella violenza, perché poi ce la fanno vedere, ma esplicita nelle intenzioni di lui. Capito? Sì, perché sembra sempre che praticamente ogni episodio di violenza scaturisca da qualcosa che fa lei. Esatto. Quando in realtà molto spesso non scaturisce da niente. Cioè, è un tipo di rappresentazione, perché sicuramente tante violenze scaturiscono da qualcosa, è il motivo per cui questa, ne parlavamo per esempio, ieri. Fa sembrare molto, ed è bello perché anche lo spettatore ci può credere, ci può cadere in questo inganno, come ci... cascano tante, sì, persone, sì, sembrano degli incidenti, e poi invece dopo il film ti fa vedere come non fossero degli incidenti, ma tu mentre guardi il film pensi all'inizio, vabbè, ma questo però è un incidente, cioè non l'ha fatto apposta, e invece poi lo scopri dopo che invece non è un incidente. Però ecco, oltre a questo sarebbe stato utile per me vedere anche rappresentato non solo questo, ma come ha detto Debs, qualcosa che non scaturisce sempre da una situazione di una di situazione dove lei comunque di base cosa... sbaglia, sì, perché comunque di base sbaglia, capito? Quindi qualcuno può pensare, ma questa è una reazione al comportamento di lei. Infatti secondo me questa è la cosa sbagliata, perché probabilmente lo spettatore che già ha una mente magari malata, o comunque che tende a giustificare le vittime, a giustificare i carnefici, può dire, vabbè, ok, però se tu hai fatto sta cosa, cioè ci sta che quello si è incavolato. Esatto, ha esagerato, però era in un momento di... E invece avrei voluto qualcosa no, di più... perché ci sono delle... cioè è vero che... è una reazione sbagliata e lo ci vediamo... sono... Upsi. E lo vediamo dopo, sì, nel film. Sì, e ci sono anche dei modi, anzi, cioè, il modo sano per reagire a quando il tuo compagno fa qualcosa che ti ferisce, ti fa arrabbiare, eccetera, eccetera. C'è ovviamente il dialogo, è la prima cosa. Anche una reazione di rabbia, esatto. Ma sì. Anche che ti mandi a cagare, cioè, è normalissimo. Io penso che veramente chiunque nella vita abbia avuto con un familiare... un amico, un compagno, una litigata forte, no? Però da lì a arrivare ad utilizzare la violenza, no. Cioè, il problema è che... Però è il problema di base sottile. È che lei, anche come personaggio, è un personaggio abbastanza odioso, e quindi fai ancora più fatica a empatizzare se già poi vieni da, come me, 2 settimane di video contro di lei, quindi già sei tipo che un po' la odi. Purtroppo questa cosa ha penalizzato...
si è contribuito a renderlo il personaggio di lei ancora più odiato. Sì. Tanti già non erano contenti del fatto che fosse stata scelta lei come attrice per rappresentare questa, mm-hmm. cioè, questa protagonista, però tanti sto leggendo che dicono che è proprio il libro che in sé non fa bene al tema della violenza domestica, nonostante il bello sia che La Porta era comunque tipo bestseller come libro al mm-hmm. mondo, quindi La Porta come tema, lo porta come tema di discussione, di esatto, dialogo, cioè, porta a parlarne. Esatto, anche il fatto che noi siamo qui a parlarne comunque sicuramente vuol dire che in un modo o nell'altro ha fatto una cosa positiva. E poi ho scoperto che è tipo diventato famoso BookTok, questo qui. Ah, su TikTok. Credo. Sì. Il rischio è sempre poi di romanticizzare. E anche il fatto che siano stati scelti come... Ah, questi sono dei temi delicati, raga. Sono dei temi delicati anche su altri film che trattano altri argomenti. Io mi sono ritrovata poi a fare questo pensiero. Che quando tu prendi degli attori molto famosi, molto belli, questo tipo, per trattare questo tipo di argomento comunque delicato, che è già difficile di trattare, da trattare di per sé, cioè poi c'è il rischio che si romanticizzi, che sì. diventi un simbolo, che vada appunto magari virale sui social e che ci si focalizzi sulle cose sbagliate di quei personaggi. Nella storia i protagonisti sono tre e quasi allo stesso modo mi sembra, mm-hmm. però di uno non si parla mai, si parla soltanto di Justin Baldoni e Blake Lively, mm-hmm. che è proprio la relazione invece sbagliata, quindi boh, grande boh. Poi vabbè, non mi piace molto il modo di, non credo sia stata proprio una scelta azzeccata lei, perché non mi piace molto il modo di recitare. Io però non ho mai letto il libro, quindi non avevo nella mia testa una Lily Bloom fatta in un certo modo. Non so le persone che ce l'avevano se ci sono rimaste bene o male. Se avete letto il libro, anzi, fateci sapere nei commenti. Non mi sembra mai innamorata di Ryle nel film. Cioè, sembra sempre innamorata di Atlas, sempre, ma proprio lei come recita. E non sembra mai innamorata di Ryle, non capisco perché, forse lo odiava, cioè, forse si stavano antipatici come attori. Che questo è un problema, dicevamo ieri sera, perché molto spesso invece il motivo per cui tu rimani in queste relazioni tossiche e violente è proprio perché sei accecato da questo amore che poi... tu pensi sia amore. Pensi sia amore, ma... L'amore è altro, però appunto devono farla vedere innamorata marcia per rimanere in una relazione... violenta, giustificarlo, far finta che siano incidenti, giustificarlo anche davanti agli amici, parenti, eccetera, eccetera, no? Quando sei in queste relazioni, purtroppo non ci vedi bene e serve qualcuno che poi dall'esterno te lo faccia vedere. Sì, invece lei sembrava quasi consapevole troppo. Da subito, Da subito troppo consapevole, quindi tu sei un po' tipo... Cioè, se hai sviluppato questo tipo di consapevolezza... Cioè non si capiva qual era il gancio che poi la tenesse sì, e perché quindi, non c'era il gancio dell'amore. Sì, e quindi lo faceva risultare comunque tutto un po', cioè, instabile, eri tipo un po' what the fuck. Sì, e sapevi dall'inizio che lei non sarebbe finita con lui. No, cioè, certo. Era proprio palese, perché comunque non... Cioè, era proprio palese. Quindi sì, un po' di cose che non mi sono piaciute. Poi vabbè, invece la parte che mi è piaciuta in generale è Boston. Boston, no, assurdo che noi siamo state in metà film, che è tutto girato a Boston e non cercavamo... abbiamo riconosciuto nemmeno una strada. Cercavamo di riconoscere. Sì. Indovinate quale telefono si è scaricato mentre parlavamo? Quello di Deborah. Vabbè, io direi chiuso il capitolo di It Ends With Us. Hai capito? Il capitolo. Ma fateci sapere nei commenti se l'avete visto, se avete letto il libro e che cosa ne pensate, se siete d'accordo con noi, se non siete d'accordo con noi. Io sto ancora... come posso dire, in una fase anche di elaborazione. Bravissima. Sto cercando il più possibile di separare il mio poco sì, la mia cosa simpatia nei confronti di Blake Lively dal film. Ci avventuriamo nella preparazione di questo Summer Win, quindi mettetevi comodi e godetevi un bel time lapse. Pensare questa vita stupenda. No, mamma, sono la persona più felice del mondo. Questa è grossa, vabbè, ciao. No, vabbè.
proviamo a farli questi. Popcorn al microonde al caramello salato. Allora io comunque non so se l'ho fatto bene. Ah, dice mettilo così. Il bruciato. No, però non bagno. Ma sanno di buono? Non te lo so spiegare. Cioè, guardate che bello vino che abbiamo acquistato. È tutto rosa e rosé, delicato. È il più bel vino che abbiamo assaggiato. E dobbiamo fare i cosi. Cosa, no? La fantasmini poi da mettere sulla pizza. Ah, sì. Mi fa ridere. Questo è mio? Sì. Sicura? Sì, sì. Ma no, c'è un po' di tavernello. Quello che ci mettono la frutta dentro. La sangria. La sangria, dai. Cioè, non è un rosé, amo. È più venite. Rosso, dici. È un rosé. Ma come si fanno a fare fantasmini? Cioè, sono già. Taglio. No. Cioè, ci metto l'olive. No. Vabbè. Che paura, mi hai fatto prendere! Per aggiungere un po' di spavento a questo Summer Win, cioè, abbiamo perso Brit per 5 minuti buoni. Ma pure 10, guarda. Mo sei incuriosita da quello che stiamo facendo. Bella, devo svegliare prima. No, 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 io. Ma sei matta? È arrivato il momento di assemblare i nostri cheddar, quindi prendiamo. E lo assembliamo. E lo assembliamo? No, assurdo. Niente di più semplice. Cioè, se ci pensi. Dio, già no, sono stupendi. Cioè, vabbè. Show em. Vabbè. Vabbè. Cioè, assurdo che non siate tutti qui a mangiare. Assurdo con che voi. Non sia il nostro lavoro fare feste. Beh, dai. È stupenda. È bello che l'abbiate vista anche prima. E adesso componiamo. Ti immagini abbiamo dimenticato una? Sarebbe un problema. Comunque non stai riprendendo. No, infatti, me ne sono accorta troppo tardi. Ma che te lo riprendo io, scusa. Thank you. Che non vuole andare troppo sul disegno. Cioè, esatto, sulla tua opera d'arte. Cioè, è assurdo che io sia la creatrice di Fantarmi. Di Fantarmi! Vabbè, amo. Dai. L'amo. Bellissima. O forse dovremmo andare sopra i fantasmi, sennò si legge poco. Si riesce? Sì. Cioè, forse al centro, qua dove c'è la mozzarella normale. Sì. Sì, è più statement. Cioè, stai dicendo che questo è proprio il party di Halloween. Di Halloween? Sì. No, per me è Halloween. Halloween non lo festeggiamo. No. Cioè, è assurdo che poi non ci andrà magari tipo di festeggiare. No, però vi stiamo dando un sacco di idee. Vero, infatti, potete salvarle per il 31. Sì, cioè, alla fine non ci vuole niente, dai. No. Ci abbiamo messo solo 4 ore. Basta, andiamo a tavola. Raga, Deborah sta facendo gli occhietti. Questa è quasi tutto il nostro Halloween night party, perché mancano ancora gli s'mores e gli Reese's. Che però, siccome io, perché non so se lo sapete, ma siccome sto facendo il trasloco, ho venduto il tavolo e le sedie, quindi è rimasto solo questo tavolino che comunque è in vendita. Se lo volete acquistare, vabbè, dai, sul mio Wallapop. Sì. Non è ADB, però comunque. No, vabbè, li amo. Cioè, sono bellissimi, dai. Non sta a ridere. Adesso ci manca solo scegliere cosa mettere. E voglio accendere la candelina. Però scegli cosa guardiamo. Mi ha bocciato. Only Murders in the Building. No, ho detto alla fine che va bene, dai. Tutti ammassati, accarastati, uno sopra l'altro. Come quelli che come vivono. Raga, aspetta. Aspetti un momento, lei sono bravo. Oh, ma dai. Guarda cos'è la serie con mio padre. La taglio? Mi dispiace tagliarla. Cosa c'è a fare questa? Ogni anno sono 2000 le donne che denunciano le molestie. È un cimino che fa il modo di non comparire il cenale. Faccio un solo riparato. Com'è? Sto per un mese. L'ho detto, posso capare.
Buongiornissimo, oggi nuova giornata e ultima di questo vlog. Sono in macchina, sto andando a trovare un mio amico che forse qualcuno di voi conoscerà, per colazione, e quindi li sto andando a prendere, ci sto andando a prendere perché faremo colazione a casa sua, dei cornetti speciali in un posto che non vi ho mai fatto vedere se non appunto magari nelle storie di Instagram con una fotina. Si trova a Via Tunisi, il locale è piccolissimo, eccolo qua, infatti il parcheggio anche qua, ce la farò a fare questo parcheggio. Ma sono la queen dei parcheggi AS forse. Dai, scappo perché non vedo fila ed è un evento più unico che raro. Ma il motivo è che non c'è tanta gente a Roma, perché io qua ci sono già stata alla fisicamente due volte. Ho mangiato qua proprio una volta con Nicola perché volevamo provarlo, e l'altra con... Ah, non c'è la fila, merda. Aspettate, lo metto in fila. Ok, cornetti presi, adesso me ne vado da Ramon, devo mettere la via sul navigatore perché non lo so a memoria. Comunque ho fatto prestissimo perché la fila, come spesso accade, è soltanto per chi vuole sedersi all'interno. Avendo loro pochi posti a sedere, pochi tavolini, è molto facile che si crei la fila fuori, e in più è veramente molto famoso ultimamente, è aperto da poco e da subito ha avuto veramente tanto successo perché fanno... Allora, a me il caffè, devo dire, quelli che ho provato mi hanno entusiasmata perché mi piace più il caffè italiano, loro hanno delle miscele spesso più leggere. Non so se sono capitate soltanto a me o effettivamente fanno un caffè più leggero, filtrato. Il caffè filtrato mi piace più il beverone, allora, tipo alla Starbucks per capirci. Ma Starbucks non è che abbia proprio il migliore in assoluto, ce ne sono di più buoni che ho assaggiato, come 10,000 Coffee a New York, oppure l'italiano, capito? Cioè non ho quella via di mezzo per il momento almeno. Ma a livello di cornetti, croissant anzi, che fanno proprio paste particolari, vi giuro, sono i numeri uno. Cioè non esiste un croissant alla crema più buono che ho di questo di Love. Cioè non neanche Cedric Grolé lo fa. Buono. Poi la crema buonissima. E in più, che vi volevo dire? Ah, che fanno gli speciali della settimana, quindi ogni settimana c'è uno speciale nuovo, e anche del mese. Quindi ogni volta che andate ci saranno almeno due cornetti, due croissant o paste, insomma cose particolari che potete trovare soltanto quel mese e addirittura quella settimana lì. Infatti ho rosicato perché ho visto che lo speciale della settimana scorsa era una cosa bellissima, un craffin con la gianduia eccetera, però era la settimana di Ferragosto. Dovete riproporli gli speciali della settimana, però non possono durare così poco. Vi pare? Cioè, uno ti accoglie così? Dai, veramente. Cioè, bocciato. Allora, dopo aver fatto una colazione leggera e light, comunque, devi dire com'è casa mia. È carinissima. No, è carinissima e soprattutto ha uno spazio esterno, che però per privacy lo spazio esterno non si fa vedere perché magari no. Si riconosce la zona. Beh, abito in centro comunque. È molto molto bello, però lo spazio esterno non lo usa, è pazzo. Cioè non ci ha mai fatto un aperitivo, proprio tipo un terrazzo bello quadrato con sotto il prato finto, le lucine in alto, e non lo usa. Vabbè, vabbè, lo faremo, dai. Comunque abbiamo fatto un brunch fondamentalmente, però gli è piaciuto molto. Buonissimo. Anche lui ha provato buonissimo. I cornetti. Buono, buono. Prima li ho portati ad acquistarli. Il più buono? Quello alla crema. Quello alla crema è spaziale. Cioè. Buonissimo. A me però piace tantissimo anche quella forma di luna, che è caffè e cacao. Lo sai che a me non mi piacciono troppo... Il caffè? No, troppo croccanti. Ah, giura? Cioè a me piace tipo... La brioche? Cruda. No. Eliminata da questo canale. Io mi chiamo proprio il croissant, croccante, burroso, proprio quello francese. E quindi li amo. Li amo. Adesso ce ne andiamo a fare un giretto per Pepco e Teddy, che sono quelli Capiamo. Che mi mancano. Sì, ce la facciamo sicuramente. Ma no, non c'è un'anima per Roma. Ci siamo io e te. Andiamo. Siamo al centro commerciale Casetta Mattei e l'ingresso di Pepco sembra dedicato solo ai vestiti per i bimbi. Ah no, ecco anche le cose di casa di là, dai. Però posso dire, se avete dei bambini qua, è infatti lui, che è zio, c'è. Subito. Allora, siamo nel reparto casa, che non ci sembra grandissimo. Saranno uno... due, al massimo tre corsie, però speriamo di trovare qualcosa. Ramona ha una faccia un po'... Lo amo.
Ma cos'è? Un salvadanaio? Un maialino nero. Allora, io già così ad occhio vedo cose carine, ben tenute, ben sistemate ed esposte, ma non autunnali. Però a te servono le grucce, come le chiami tu, e stanno in fondo. Già come le chiami? Stampelle. Io team stampelle, anche io se alcuni le stampelle sono quelle di quando ti fai male. Avete ragione, forse, ma non voglio ammetterlo. Allora, qui ci sono cose molto carine per l'esterno, tipo per una persona che ha un giardinetto. C'è la palla con dentro le lucine. Questo proprio si vede che è collezione estiva. Collezione estiva, collezione estiva. Quindi io voglio la collezione autunnale. Stiamo vedendo con Ramon che ci sono anche tante cose infatti scontate. Super. Mi vuoi sposare? Sì. Tante cose estive scontate. Con i limoni così. E questo pure ve l'ho fatto vedere, non mi ricordo, forse no. Picnic party. Quindi questo mi fa pensare che arriveranno delle cose autunnali. Però qui a Roma ancora niente per il momento. Raga, purtroppo dobbiamo dire... Amo, là il caldo, l'umidità. Purtroppo dobbiamo dirvi che Pepco, dove siamo andati qua, non ha ancora niente da autunnale. Ma credo in generale comunque. Ma Deborah ha detto che aveva trovato delle cosine. Mm. Non so in quale altro Pepco. Io sono team Action. Però Action già fatto. Già fatto, già avete visto, infatti ci ha dato più soddisfazione. Amo, una cosa. Una. Non ci credo. Una. Ah, qui dall'anno scorso. Certo. E c'è anche di un altro colore dietro? O sono solo queste due? No, sono solo queste due. No, vabbè. 3-4. Ah, là dietro pure, sì. Cioè, solo queste, eh? In questo stesso centro commerciale c'è Teddy. Cioè, non lo sapevamo e per fortuna ci siamo un attimino addentrati. Così andiamo a vedere se là c'è qualcosa. Anche se qui non c'era proprio niente, quindi sono un po' amareggiata. Vediamo, perché poi non è detto che un punto vendita abbia una cosa e l'altro no. Promette meglio. Promette meglio. Ah, ci sono anche già le cose di San Valentino e autunno. E anche un bel cane. Non è una volpina, è uno scoiattolo. Però va bene. Ma questo gatto nero, tutto bello sbrilluccicoso. Bella faccia, orrenda, però I love it. No, gli gnomi li odio purtroppo. Le ghirlande sono fatte in feltro, queste che te le puoi mettere come vuoi, così così, così. Come cinta la puoi usare al tuo compleanno, così. Devo dire che qua c'è molta più scelta e ci sono anche un sacco di zucche, compresa quella che ho comprato l'anno scorso. Sono indecisa se prendere altre zucchette, in caso però non morbide, cioè sempre dure, perché l'ho già presa dura, tipo questa bianca. Cioè, questa è molto carina, non lo so. Che dici? Vedi più Halloween o più autunno? 50-50. No, però io più Halloween. E questa è la cosa che un po' mi dispiace, perché vorrei più cose autunnali. Vabbè, ma... cioè, all'estero è pieno di cose autunnali. Caga, io. Tranquillo, io. Ma Natale è la prima cosa che vedo di Natale. C'è il primo reparto. Però stiamo esagerando. No, cioè, stiamo esagerando. No, sono d'accordo. Io voglio vivere l'autunno. Cioè, datemi l'autunno adesso, cioè, che l'estate sta finendo. Comunque agosto, eh. No, no, no. Siamo fuori... allora, su questo concordo che siamo fuori di testa. Allo stesso tempo, quanto sono carini questi fazzoletti. Questi tovaglioli. È agosto, dai. Cioè, non mi puoi fare, capito, il cervo e non mi fai il fungo, la pigna così grossi. Non ci sta. Ok, eccomi tornata a casa. Ho portato Ramon a casa sua. Sono qui per farvi vedere le cose che ho comprato alla fine da Teddy e Pepco. Anche se da Pepco due cose, una sola di autunno Halloween. Vado prima a farvi vedere, purtroppo ho ceduto, non stavo scherzando. Mi sono piaciuti tantissimo nastri per i pacchi natalizi e mi sono proprio vista, mi sono proiettata a impacchettare tutti i regali di quest'anno con questa carta. Cioè, non questa carta, scusate, con tutti questi nastri. Vi faccio vedere meglio. Lo so, raga, è inaspettato, però me li sono visti lì, mi sono piaciuti tanto, quindi li ho presi subito. Alberelli e alberelli. Questo è un nastro semplice oro, ma può servire anche da utilizzare assieme a, hai capito, tipo doppio. Questo con i fiocchettini, insomma, di invernali. E questo con le renne e l'alberelli. Mi piacciono tanto. Poi abbiamo
altri stelline, altri fiocchi di neve e questo che ho scritto Merry Christmas su un verdone di fondo con la scritta oro. Molto carini, secondo me costosi perché costavano 2 euro l'uno per essere veramente piccoli. Cioè qua secondo me riuscirò a farci pochi pacchi, perciò ne ho presi tanti. Però vabbè, questo concedetemelo, è un piccolo extra natalizio perché me lo sono trovato lì davanti, quindi ho detto lo prendo. Poi ho preso tovaglioli. Solo questi qua alla fine, perché gli altri non mi facevano impazzire ripensandoci, a 1 euro. E sono... quanti sono? Mica si capisce. 20. Mollettine con la foglia autunnale. Non sono troppo piccole come mollette. Qua dietro, insomma. Cioè, sono piccole, ma non troppo piccole, perché alcune di queste sono puramente decorative, in teoria sono molto piccole, ma io le utilizzo anche per chiudere i pacchi in cucina, delle cose che apriamo, e mi piace in autunno usare anche questi qua, perché sono loca, ma ovviamente se state guardando questo video lo sapete già, la premessa, non ve la devo fare a voi. Le uniche due cose che ho preso da Pepco, tutti questi da Teddy, sono questa, che spero sia intera perché ho appena sbattuto salendo su casa, che appunto non è autunnale, però volendo con i colori ci sta, ci rientra. Perché l'ho presa? Perché è una tazza molto larga e molto bassa, quindi la vedo molto carina da tipo yogurt e granola sopra, yogurt e muesli, yogurt e avena, insomma, anche un piccolo porridge, una roba un po'... cioè mi dava questa impressione di essere carina per qualcosa che mangi col cucchiaino, perché c'è spazio e molto larga, non tanto per bere cappuccino, poi volendo uno può fare quello che vuole, però... capito, una di quelle tazze che uso però per mangiarci qualcosina dentro. Poi ho preso... aspettate che... oh, mi casca tutto. L'unica tazza autunnale che c'era da Pepco. Questa. Vi dico, è vero che adoro l'autunno e voglio cercare qualcosa di carino, però se non mi fosse piaciuta non l'avrei presa. Quindi non è che l'ho presa perché era l'unica. Devo dire che nella sua semplicità mi piace, con tutte le zucche, perché è sia autunnale che Halloween, non è né troppo una cosa né troppo un'altra, molto in between, classica dimensione da cappuccino per la mattina, anche con i cereali che mi sto mangiando, insomma, perfetta. E poi da Teddy ho preso altre due cose, la grande, questa viene 8 euro e la piccola 3, e sono due zucche proprio uguali, cioè della stessa, ovviamente diverse dimensioni, ma stesso stile, quindi stessi colori, con il picciolo sopra oro e sotto sono un nude molto chiaro con tutti i puntini, quindi perfette anche per il vibe che ci sarà nella casa nuova. E queste mi servono tanto perché quest'anno non si sa ancora bene quando entreremo a casa nuova e non so se avremo il tempo di decorare in maniera autunnale. Allo stesso tempo questa casa qui quasi sicuramente non la decoreremo a tema autunnale, quindi avere delle cosine anche così già pronte da mettere in giro per casa possono essere carine. Male che va, le utilizzerò l'anno prossimo, ma io incrocio le dita e spero di riuscire a fare un minimo di decorazione autunnale quest'anno. Se dovesse saltare, salterà, però vabbè, incrociamo le dita. Sono molto carine e, come vi ho detto anche nel vlog, questa io l'ho presa l'anno scorso in versione nude, quindi è anche, cioè richiamano tutte e due qualcosa che già ho e posso metterle vicine, posso metterle in stanze diverse. Fa purtroppo ancora molto caldo a Roma, non so se vedete, io intanto sono piena di scatoloni perché in questi giorni li sto facendo. Non lasceremo casa prima di praticamente ottobre, se tutto va bene, insomma, almeno ad ottobre, però ci stiamo portando avanti anche vendendo dei mobili. Infatti non so se avete visto, ma non c'è più un tavolo in questa casa, non ci sono più delle sedie. Infatti mangiamo sempre in cucina ormai e non posso più invitare nessuno, se non, che ne so, Deborah, che è molto stretta, e abbiamo mangiato sul tavolino lì per terra, un po' giapponese. Sono anche indeciso su questo specchio, se venderlo o meno o portarlo in casa nuova, non lo so. Su tante cose siamo indecisi. Una cosa che invece vendo sicuramente è lei, questa libreria che amo e mi piace tantissimo, però la vendo su Roma. Infatti devo mettere anche l'annuncio su, non mi ricordo dov'è che non l'ho messo, su Wallapop non l'ho messo o su Subito. Boh, comunque per vendere le cose così grandi sto usando Wallapop e Subito, perché su Vinted si possono soltanto vendere cose più piccole che si possono spedire soprattutto. Quindi io ora mi vado a fare una bella coda perché ci sono 35 gradi percepiti purtroppo, ma questo accenno, questo assaggio di autunno in questo vlog mi ha fatto bene, mi ha proiettato comunque in qualcosa che per me è anche serenità, calma. Ognuno c'ha il suo, per tanti è l'estate, per me è l'autunno e poi il Natale, proprio il mio periodo più felice, quindi non voglio scusarmi con nessuno. Fatto tutto io mi sono comprata le cose, io mi sono fatta i miei giretti, la mia cenetta Summer Win, senza far male a nessuno, perché poi mi arrivano i commenti, oh mio Dio, lo dico io. Comunque scherzo, cioè potete anche scrivermelo perché veramente non mi interessa, sono molto molto serena. Soprattutto dopo l'anno che ho passato, non è stato facile sotto alcuni punti di vista,
quest'anno, l'autunno, cioè questo periodo, settembre-dicembre, non ve lo deve toccare nessuno e non ve lo fate toccare da nessuno. Se è qualcosa che a voi piace, godetevelo, fatevi le vostre cosine con le persone che vi fanno stare bene e godiamocelo anche insieme. Io cercherò il più possibile di portare anche contenuti, sapete, questo periodo ovviamente mi piace tantissimo. A breve, tra l'altro, dovrei andare in un posto dove sentirò molto di più l'autunno, anche perché fa all'incirca 10 gradi in meno di rispetto a Roma, rispetto all'Italia. Non vedo l'ora e spero di riuscire a fare un bello shopping lì. In caso poi vi farò lol. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Se ancora non siete iscritti al canale, questo è il momento giusto per farlo, prima di salutarci. Vi aspetto ovviamente su Instagram e TikTok, anche perché vi porto in giro con me. Ho fatto ad esempio i TikTok Teddy, Pepco, Action, eccetera eccetera. Ovviamente anche del viaggio che farò vi porterò con me. E qui al lato vi lascio anche due video che, se non avete visto, potete recuperare. Io mando un super bacio e ci vediamo al prossimo. Adesso vado a girare il decluttering nell'altra stanza. Bye ladies, see you soon.